I miei fumetti sono abbastanza ferrati perché non voglio che uno si fermi a riflettere sulle varie parti. Io vorrei fare dei libri che tu inizi e li concludi, poi ci puoi pensare sopra, però non ci sia riflessione, tu dovresti essere coinvolto dal racconto, questo è l'obiettivo. Con le mie prime autoproduzioni postali ho trovato un sacco di persone in giro per l'Italia che piacevano i miei fumetti. Era una mappa dell'Italia che avevo io a casa con segnati tutti i puntini dove arrivavano i miei fumetti. Pensa, no? Pensano, erano in 5, però ad Aosta erano in 10. Cazzo, in 10! I scarabocchi sono dei fumetti fatti molto veloce. Non abbiamo capito nel tempo se lo facciamo per noi o per voi. Non possiamo rispondere a tutto quello che dobbiamo rispondere e lo facciamo tramite scarabocchi. Quando inizio a fare i fumetti della gleba, che sono quasi tutti fumetti brevi, mi piace iniziare a scrivere una cosa senza sapere come va a finire e farlo in poco tempo, perché poi in quella maniera mi scordo anche quello che ho fatto, perché posso farne 5 in mezz'ora e poi quando li trovo mi fanno ridere perché mi sembrano fatti da un altro. Sono più bella io, se sono più bella.